Delitti di una crudeltà impressionante, vittime due prostitute, Xuxi Jun e Betty Ponce Ramirez. La prima trovata quasi decapitata, la seconda sepolta sotto la sabbia in riva al Po. È dedicata agli omicidi a luci rosse, la settima puntata di Provincia Thriller, la trasmissione di Telelibertà che si occupa di delitti e misteri piacentini. La nuova puntata ricostruisce insieme a inquirenti, legali e giornalisti i due macabri omicidi. Sarà il capo di gabinetto Stefano Vernelli a fornire i dettagli sull'indagine che ha portato all'arresto di Yuri Zaffignani, giovane di Casse San Giovanni condannato per il delitto della prostituta cinese Xuxi Jun, trovata senza vita nel suo appartamento di via Alberoni il 29 maggio del 2008. Grazie ad una meticolosa indagine, gli uomini della questura risalirono al giovane piacentino condannato in primo grado all'ergastolo, mentre in secondo grado la pena fu ridotta a 23 anni e confermata dalla Cassazione. All'inizio di febbraio del 2000 un signore a passeggio con il cane si imbatté a Mortizza sulle rive del Po nel cadavere di una giovane prostituta ecuadoriana, Betty Ponce Ramirez, di soli 20 anni. Era stata barbaramente trucidata due settimane prima in diretta telefonica. Gli assassini furono individuati grazie alle indagini dei carabinieri del nucleo operativo guidati allora dal colonnello Edoardo Cappellano. Si trattava di tre pericolosi criminali albanesi, dei quali due sono ancora latitanti, mentre uno è stato clamorosamente arrestato dai carabinieri di Piacenza all'aeroporto di Fiumicino.